Alla Cresto Varese, siamo estremamente orgogliosi e felici di questo momento. È un grosso passo che è molto, su cui ci stiamo lavorando. È appena finito, quindi proprio appena finito da una settimana. Ci sono 14 stanze, 14 posti stanze singole, quindi siamo pronti ad accogliere sia i futuri prospetti di Pallacanestro Varese che squadre, giocatori che vogliono provare a venire ad allenarsi con noi nel nostro settore giovanile. È estremamente comoda, è di fianco al palazzetto, di fianco al campus. A tutti, come vedete, ha due giardini, la foresteria, la cucina, avrà il suo cuoco, avrà tutti i comfort che si possono avere in una foresteria, quindi sarà sicuramente la parte migliore per i ragazzi. E niente, se volete possiamo fare un giro, posso far vedere un po' com'è, però è molto, molto semplice, però siamo veramente molto felici come società, un lavoro di squadra enorme da parte di tutti, è stato veramente un grosso sforzo, ma finalmente si inaugura la foresteria. Non solo giocatori ma anche allenatori, giusto? Ci sono diversi progetti che stiamo studiando tra di noi, sicuramente nuovi futuri prospetti, quindi partire dai giovanili, può essere che accoglieremo anche allenatori, giocatori magari più grandi di età che vogliono comunque far parte della nostra famiglia e che vogliono vedere un metodo di allenamento diverso, che è quello che stiamo sviluppando, quindi sicuramente sì. Avete altre domande? È legata solamente alle giovanili o potrà essere utilizzato anche come punto d'appoggio per giocatori senior? Questo che vedremo adesso, che siamo in questo momento, la foresteria è puramente di settore giovanile, quindi sarà solo ed esclusivamente per i ragazzi che faranno parte del nostro progetto, sì. Quando sarà attivata, Federico? Con la nuova stagione sportiva. Adesso oggi la inauguriamo e poi da oggi con la nuova stagione sportiva sarà ufficialmente la casa dei ragazzi.